È andato a giocare a calcetto con gli amici e con i colleghi di lavoro, una serata di svago come tante, finita in tragedia per Giuseppe Sorrenti, 29enne di origini siciliane, lavoratore fuori sede in Versilia in un cantiere nautico, morto giovedì sera a seguito di un malore che lo ha colto mentre giocava al CTL di Lido di Camaiore. Prima un malessere sul campo che lo ha spinto a rivolgersi al bar per un tè e infine a chiamare soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza, della Croce Verde e dell'automedica del 118, le sue condizioni sono precipitate, andando in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato subito la rianimazione con il defibrillatore. Inutile anche la corsa al pronto soccorso. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Versilia. Uno shock per la famiglia residente in Sicilia e per gli amici versiliesi e lucchesi che erano a giocare con lui. Una morte improvvisa che spinge a chiedersi cosa fare per prevenire sorti simili per chi, anche giovane, fa sport non agonistico ed occasionale. Una corretta prevenzione è sempre indispensabile, come ci spiega il dottor Angelo Pizzi, specialista della medicina dello sport ed ex direttore del reparto della ASL 12. Sicuramente superati i 35 anni, avendo la presenza di fattori di rischio come il fumo, come la sedentarietà, perché poi di fatto il giocare a calcetto è abbastanza occasionale, non ha mai una continuità di esercizio che invece da un certo punto di vista determina una, non vorrei dire una garanzia, ma sicuramente la possibilità di allenare il cuore a determinati sforzi. Fare un elettrocardiogramma sopra quell'età, sicuramente un test a sforzo se ci sono soprattutto fattori di rischio come detto precedentemente. Al di sotto la legge obbliga per la non agonistica solamente l'esecuzione di un elettrocardiogramma che, come si diceva, a volte può non rivelare, allora in questi casi può essere importante certamente un colloquio, un'anamnesi approfondita, precisa, insomma perdere qualche minuto in più nel colloquiare con i genitori o con le persone che accompagnano l'atleta o il soggetto che viene a fare la visita per capire se anamnesticamente si potrebbe o si può pensare che ci possa essere qualche fattore che va indagato con molta più attenzione.